euro ha acquistato anche questi due prodottini, appunto crema per le mani, miele e agrumi, antiossidante, e il gel rinfrescante piedi e gambe con passion fruit. Entrambi sono da 40 ml, quindi molto pratici da portare anche in viaggio, in borsa, eccetera. Poi ho preso due a 1,99 euro di crema viso con olio di rosa moscheta elasticizzante. Io adoro tutta la linea, la rosa moscheta, mi piacciono molto. Queste creme non sono adatte però a chi ha la pelle tendenzialmente grassa o mista comunque, perché comunque è una crema, ovviamente essendoci l'olio di rosa moscheta, è una crema molto molto idratante e nutriente, quindi al limite più per la notte. Infatti io la utilizzo la notte avendo comunque una pelle secca, tendenzialmente secca. Come dicevo, amo la linea alla rosa moscheta e quindi ho approfittato di questa ancora impacchettata confezione Risparmio. L'ho pagata soltanto 6,99 euro. È l'olio quindi corpo con 30% di olio di rosa moscheta che utilizzo già tra l'altro e mi trovo benissimo. E questo è lo scrub corpo sempre alla rosa moscheta. Poi cosa ho acquistato? Ho acquistato per la prima volta da Bottega Verde un rossetto, parliamo del rossetto volume con vitamina E e olio di germe di grano. Questo è il color whisky, così almeno c'è scritto, e assomiglia abbastanza a quelli che ho acquistato come colore, intendo, da Kiko, perché io prediligo questi colori abbastanza neutri o comunque non troppo forti, ecco, e lo proverò. Poi ho acquistato, siccome io possiedo ormai tutti gli scrub possibili e immaginabili di Bottega Verde e non solo, ho comprato questo che mi mancava giusto appunto con olio di argan ed estratto di gelsomino del deserto ad azione levigante. Lo proverò e vi farò sapere come mi sono trovata. Infine ho acquistato l'acido glicolico, che è una maschera peel off mask ad azione esfoliante. Ne hanno parlato sempre tutti abbastanza bene, quindi lo proverò. E il riposa gambe gel all'edera e malva, e anche questo appunto lo proverò. E infine due bagno doccia della linea bio ecologica, una linea che mi piace veramente tanto, da 200 ml, bagno doccia con aloe e zuccheri d'uva. Perfetto. Infine, non contenta, sono andata in un negozio che io amo particolarmente, che è l'Occitane en Provence. Eccolo qua. Mi hanno dato anche il catalogo con tutti i loro prodotti. Ora qui ci sono tutti i prodotti, non riesco a farvelo vedere. Comunque vale la pena, se non lo conoscete, di andare a visitare uno dei punti vendita. Ora qui c'è un elenco: a Milano ce ne sono tre, poi a Parma, Torino, Bologna, Venezia, Trieste, Roma, Olbia, Trento, e appunto adesso hanno messo a Serravalle Scrivia l'outlet, un punto vendita, e meno male. Ed ho preso della linea all'uva, l'esfoliante, se riuscite a vederlo, è un esfoliante per il corpo, si apre così. Poi ho preso il gel drenante, sempre della stessa linea. Vedete, gel antiacqua, quindi drenante. Questo si apre allo stesso modo. Poi ho preso i sali da bagno della stessa linea. Questo duo, bagno doccia e latte per il corpo alla lavanda, che hanno una confezione bellissima, quindi io li avrei comprati solo per la confezione, poi ovviamente li utilizzerò anche. E infine questa crema è 250 ml, miele, honey e limone.
vi farò sapere com'è, perché è ancora chiusa ed è comunque un formato molto grande ed è anche molto pesante. Direi che vi ho fatto vedere tutto quello che ho acquistato all'outlet di Saravalle e quindi alla prossima. Grazie, ciao!